abbiamo il piacere di Mangiaparole di riospitare Valentina Orsini che presenta il suo secondo romanzo. In ordine il terzo, però il secondo che presentiamo qui. Il secondo che presentiamo qui, L'ultima notte di San Lorenzo. Allora, il romanzo è abbastanza breve, un racconto lungo anche si vorrebbe definire. Personalmente l'ho trovato molto interessante perché probabilmente abbiamo la stessa età e quindi mi sono molto riconosciuto nell'infanzia che ha vissuto lei. È una storia, la tua storia di una bambina che diventa adulta, però all'interno di un ambiente molto maschile. Hai insomma fratelli, cugini, soprattutto Cristiano, con cui hai poi insomma, un'amicizia molto lunga nel tempo, per quando andiamo a vedere. Quindi c'è molta nostalgia, molti ricordi. E quanto c'è di autobiografico all'interno di questa storia? È tutto reale, insomma, l'autobiografia proprio? Oppure... Sì, molto, moltissimo. Parla molto di me, della mia vita. E come spesso accade, diciamo che a me personalmente iniziare a scrivere è molto terapeutico. Quindi la prima fase della scrittura è proprio quella. Iniziare a scrivere per te stessa e rendersi conto che poi ci sono tante cose che magari non toccavi da tanto tempo e poi inizi a scrivere e tante cose tornano a galla, no? Ci rifletti sopra, ci torni. E quindi soprattutto per questo libro poi il ricordo, come hai detto tu, è un romanzo collettivo, proprio perché alla fine il ricordo, anche se è un atto inizialmente individuale, molto intimo, no? Poi alla fine però ci mette dentro un po' tutto, tantissime cose. E quindi sono ripartita dall'infanzia e proprio per l'esigenza di tornare lì e di in qualche modo recuperare quello che mi sono resa conto che è stato perso nel tempo. Questa frase che tu dici, no? Degli angoli infiniti della spensieratezza, ed è molto bello perché un bambino non ha idea di niente se non del presente, di quello che sta vivendo, della gioia, del gioco, eccetera. Invece tutto questo era turbato qualche volta dalle discussioni dei grandi. Lentamente nel libro si ha proprio la percezione che si viene poi inglobati nei problemi dei grandi, anche non volendo. E c'è un modo per mantenere un po' di innocenza, di spensieratezza, di gioia, di tranquillità? Ma guarda, io credo che l'innocenza non la recuperi più. Cioè, nel senso, è uno stato, un modo di vivere che per forza di cose appartiene solo a quell'età lì, perché altrimenti non avrebbe neanche... Cioè, è anche giusto che sia così da una parte. Però la puoi comunque, cioè, poi ti ricordi come si stava e come vivevi quando eri un pochino più innocente, quando ti accomodavi in quegli angoli lì. E certo, non li ritrovi più, è molto difficile ritrovarli, però la speranza è che comunque loro facciano altrettanto, cioè da madre ti dico, spero che loro comunque trovino sempre quegli angoli lì, quei posti poi più sicuri dove potersi rifugiare. E poi ricordi l'infanzia. Ed è il primo capitolo che si intitola La Perla. La notte di Capodanno l'avremmo passata lì, a casa di zia Esther, al mare. Papà ci guardò dritto negli occhi, due palle matte che saltavano fuori dalle orbite. Nel suo sorriso prendevano già vita i nostri piani. Ci avevamo messo dentro tutte le aspettative, fischi, botti, due gocce di spumante e un giro interminabile di partite a bestia. Ci bastava davvero poco per essere felici. Per molti poi diventa un cliché della vecchiaia. Per me invece resta la verità più straordinaria della mia vita, perché quelli erano gli anni belli, semplici, ormai lontani. Il consorzio residenziale La Perla godeva di un singolare fascino. Se ti perdevi lungo il litorale laziale ti bastava avere quello come punto di riferimento. Sembrava uscito da un film americano. Le case stavano in piedi con rigore e mantenevano le distanze con grazia. Quello che amavamo di più di quel posto, di quella casa, erano i sapori e i rumori che poi al ritorno ci restavano addosso. Quel giallo scuro come il miele che abbracciava tutta la villa. Il cigolio delle persiane in legno, i piedi pieni di sabbia e le docce fredde in giardino. Ogni volta che andavamo lì ci lasciavamo alle spalle i limiti che la vita di tutti i giorni ci imponeva. Le ristrettezze geometriche, il nostro appartamento era grazioso ma piccolino. I programmi dettati dalle abitudini, la casa, la scuola, i compiti del pomeriggio e la TV. Tutto veniva risucchiato da una nuvola grande e colma di sogni e gioia passeggera. E noi ce ne stavamo lì, raggomitolati negli angoli infiniti della spensieratezza. Eravamo bravi a non cadere giù.